Biancani Sindaco, Partito Democratico di Pesaro, il Faro, Forza Pesaro, Una città in comune, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra. Queste le liste a sostegno di Andrea Biancani come candidato sindaco per il centro-sinistra di Pesaro. Una presentazione che è avvenuta presso l'ex magazzino ferroviario sotto al cavalcaferrovia de Sabata. Un'occasione per presentare tutte le liste a sostegno di Biancani e anche i punti fondamentali del programma. Sono sette liste importanti con persone di esperienza, ma ci sono anche tantissime persone nuove, la prima esperienza, persone giovani, persone meno giovani, ma devo dire che tutte molto cariche, pronte a mettere a disposizione le proprie competenze per la città. La vittoria a Pesaro è per noi fondamentale. Questi anni abbiamo fatto tanto, abbiamo lavorato davvero tantissimo per rendere la città nazionale più competitiva, piena di lavori, di investimenti e insomma Andrea è sicuramente la persona migliore che può mettere a terra questi investimenti grazie alla sua concretezza e al suo agire popolare. Che ho scelto appunto questa zona, la zona della stazione, per presentare la mia candidatura a tutte le liste all'interno di questo bellissimo spazio, uno spazio che era una volta un deposito per i treni, che verrà completamente riqualificato, sarà una bike hub, cioè una bicistazione, dove ci sarà un punto ristoro, sarà possibile depositare le bici, sarà possibile lasciare la propria bici in sicurezza, sarà possibile ricaricare la propria bicicletta. Al centro tra i temi elencati, soprattutto quello della riqualificazione tra strada, manutenzione e soprattutto attenzione al verde. Le sfide per il prossimo futuro, per i prossimi 5 anni, sono sicuramente sfide molto importanti. In primis è quello di riuscire a realizzare, a mettere a terra, a concretizzare tutte le decine di milioni di euro che questa amministrazione è riuscita a intercettare negli anni. Investimenti sia per fare nuove scuole, per riqualificare il patrimonio culturale nella nostra città, per riqualificare gli spazi pubblici. Assieme a questi è necessario comunque non sottovalutare i piccoli interventi, cioè le manutenzioni, la sistemazione dei parchi pubblici, le strade, i marciapiedi, tutte quelle piccole opere che possono sembrare meno importanti, che in realtà non lo sono. Dall'altra parte ho detto una città che è riuscita ad essere in questi anni un punto di riferimento, un modello anche per molte città a livello nazionale, sicuramente lo è per le politiche del sociale, per le politiche legate alla famiglia, per le politiche legate al turismo e alla cultura. E ritengo che i quartieri debbano essere valorizzati, sostenuti e debbano partecipare in tutti i percorsi, i processi che l'amministrazione fa per andare a decidere quelle che sono le priorità di questa nostra città. Ritengo che sia importante puntare su una città con più verde, con più alberi, perché oggi il clima è cambiato, gli alberi ci possono aiutare non solo per tenere la città più bella, ma anche per migliorare di molto quello che è il microclima della nostra Pesaro. Per ultimo, si continuerà a proseguire nel progetto Bicipoletana, perché il progetto Bicipoletana di collegamento, mi riferisco in particolar modo con Borgo Santa Maria, con Villa Cecolini, è un progetto strategico della città che vuole continuare.